Non sono professionisti, neppure giovani, ma hanno tanta di quella energia e voglia di vivere da sembrarlo, tanto da sfidarsi addirittura in una gara di ballo. Protagonisti un centinaio di anziani che a conclusione dei corsi tenuti dall'Associazione Seconda Giovinezza del Centro Sociale di Viale Roma hanno dato vita ad una straordinaria competizione a passi di balli caraibici, liscio, cha-cha-cha, tango argentino. Per me sono tutti ragazzi e si comportano come tali perché hanno una vitalità meravigliosa. Non si stancano mai, hanno sempre voglia di fare, quindi per me sono ragazzini. Il messaggio? Quello di dimostrare che si è ancora vivi e che la terza età può ancora offrire molto. Noi siamo la seconda giovinezza, per cui siamo lieti di fare questa cosa, proprio perché non siamo anziani. Speriamo che ti fa bene, vediamo nel tutto il gruppo, nella compagnia. Un'esperienza arrivata alla sua seconda edizione, fortemente voluta e appoggiata dall'assessorato ai servizi sociali. È un modo di vivere la terza età, la quarta età e perché no anche la quinta in modo molto piacevole. Insegna a noi a non abbattersi molto, specialmente in un periodo del genere.